Salve, adesso ascolterete l'entità Jill che da decenni si manifesta attraverso ML, che spiegherà tra l'altro che cosa significa che una persona deve volersi bene. Jill da sempre esprime un insegnamento chiamato convenzionalmente morale. Sì, potresti dire qualcosa a fratello Ottavio, che è nuovo a queste esperienze? Già nel mezzo ho cercato di dare una breve e superficiale descrizione di quanto avviene qui e in moltissimi altri punti della Terra da parecchio tempo. Ma ciò che vorrei suggerire all'amico Ottavio, nuovo a questi incontri, è che a prescindere dalla presenza sua qui o in altri luoghi similari, sarebbe il caso e il momento di investigare dentro il proprio animo, di trovare una dimensione interiore che esiste naturalmente come in tutti gli altri esseri e dare spazio a questa dimensione in modo da far affiorare la sua vera natura, che deve espandersi in tutti i campi, mentre finora ha avuto sì capacità di espansione, ma limitato in certi ambiti e non totalmente. Appunto questo è il suggerimento che posso dare ed è appunto quello di un'apertura, di provocare un risveglio, come del resto avviene da parte di tutte queste creature presenti. Perché c'è un momento nella vita che può essere a qualunque età, l'età anagrafica non conta come ben sapete, ma c'è un momento nella vita in cui occorre che avvenga questo risveglio. E le tecniche e le tattiche e le maniere per divenire a questo risveglio sono infinite. Occorre provocare questo risveglio perché sarà molto utile per il prosieguo dei suoi anni. Questo è quanto mi permetto di dire oggi. Senti, scusa, tu hai detto che il fratello Ottavio, ha limitato l'espansione, la sua espansione in ambiti ristretti, piuttosto limitati. Puoi dire. Non ha, per sua natura, non ha investigato la sua vera interiorità, cioè ha provocato una introspezione di sé, ha sviluppato delle grosse potenzialità nel campo anche della psicologia umana per quanto riguarda i rapporti di lavoro e la capacità di lavorare e di ottenere un successo discreto, quantomeno sufficiente nella vita, ma ha trascurato quella parte più importante che, almeno ai miei occhi, perché il mondo che vedo io è diverso, è più importante del lavoro, direi quasi, e cioè la possibilità di comunicare con gli altri o di avere dei rapporti affettivi sempre impostati a un livello piuttosto alto. E questo invece, questa capacità gli è stata negata, ma non per sua, diciamo, poca volontà, ma soprattutto perché è stato, indirizzato fin da piccolo a un atteggiamento di frustrazione, direi quasi. E ciò è stato, sufficiente perché si bloccassero tutti i meccanismi di investigazione in questo campo particolare. Quindi sarebbe stato utile, indubbiamente, come è stato, di sviluppare la capacità lavorativa, la capacità di dedizione anche nel campo affettivo, la capacità, però quella di poter rimanere ad osservarsi, a studiarsi, a crescere, a diventare più autonomo, più sicuro di sé, ad autostimarsi dal punto di vista esistenziale, non solo lavorativo, questa parte è stata trascurata.
E ora dovrà avvenire questa investigazione, ma non è mai troppo tardi, avviene quando è il momento. Tuttavia voi avete sempre detto che questa investigazione interiore è il capolinea dell'esistenza. L'investigazione non finisce mai, può cominciare a 20 anni come può cominciare a 80. Non è tanto questione di tempo quanto di capacità di andare nel profondo. Certo, uno studio che avviene nel tempo della gioventù facilita, ma può anche fuorviare ovviamente. La scuola migliore è la vita, ma la vita in tutti i suoi aspetti. Quindi non solo lavorativa o di famiglia, ma bisogna ampliare il più possibile questa coscienza che abbracci tutti gli uomini e che questo amore che appunto dovete sviluppare sia sempre più espanso verso chiunque. E questa chiave dell'amore è quella che ti fa capire chi sei. E quindi più guardi dentro di te, più cominci ad amare. E per amare veramente bisogna che l'uomo si ami, che l'uomo si stimi, che l'uomo si voglia bene. Se non riesce a stimarsi e volersi veramente bene, il suo amore sarà sempre carente. Ecco perché occorre investigare, e presto, e prima possibile, dentro di sé, per poter dopo veramente dare agli altri e condividere con gli altri. Oh, scusa fratello, in effetti questo amarsi in che cosa consiste? Questo amarsi voi spesso equivocate perché pensate che sia una forma di egoismo e quindi dite ma se io mi voglio troppo bene il mio ego si espande, chiedo troppo eccetera. No, amarsi significa penetrare dentro la vostra vera essenza e comprendere che se non si sono sviluppate certe capacità, se si hanno avuto insuccessi nella vita in vario campo, voi non siete meno stimabili, meno apprezzabili degli altri che l'hanno avuto. Perché? Perché nella vostra potenzialità c'è tutto. Quindi se ancora non è emerso una determinata qualità, questo non significa che dovete bloccarvi e non credere in questa capacità. Tutto vi è consentito, di sperare e di credere, perché dentro di voi c'è la divinità e c'è il tutto. Non sta altro che di investigare e guardare e credere. Quindi volersi bene significa, senza inorgoglirsi, dire io dentro di me ho la capacità, certo, non di diventare un campione olimpico a 70 anni, ma di imparare ad amare meglio, sì, oppure di stimarmi di più, sì, oppure di sapere quanto debbo essere rispettato. Per dare, essere rispettato bisogna dare rispetto, e per dare rispetto bisogna capire i limiti di fino a che punto uno non ha rispettato. Quindi volersi bene significa comprendere che dentro di sé ci sono qualità immense che non sono e non vengono scoperte anche nell'arco della vita intera. Allora volersi bene, essere certi di questa natura divina, di questa provenienza divina. Questo significa amarsi, cioè capire che non si è quella mentalità, non si è quell'educazione, non si è quella sovrastruttura, ma si è qualcosa di molto più importante. Quello significa volersi bene. Questo significa volersi bene. Scusa Gio, volevo chiederti a questo proposito, ma anche quelle persone che parlando del loro modo di essere, di quello che fanno nel quotidiano, dicono che sono molto bravi, sono eccezionali, che fanno le cose fatte bene, cioè questo lodarsi è una cosa positiva oppure può essere un atto di presunzione, oppure è bene che sia così? No, non c'è niente di lodarsi, perché lodarsi di che cosa? Come dire io faccio delle cose molto bene che tu non fai, quindi è un'esibizione. Quindi uno può benissimo a domanda rispondere, io uso fare questo,
lavoro in questo campo oppure mi esercito in quest'altro o mi diverto in quest'altro, ma questa esibizione di capacità è cioè una forma... delle verifiche, diciamo, tra gli altri, mentre si lodano. Ricercano? Delle verifiche. Delle no, verifiche. No, è un'esibizione, è peggio che una verifica, è una convinzione di essere migliori dell'altro, quindi l'espressione della separatività.